Presidente Gentiloni ha definito questa legge di bilancio una legge molto snella. Noi auspicavamo invece che fosse una legge di svolta, cioè una legge che rimettesse al centro le questioni che attengono alla ripresa degli investimenti, soprattutto nel lavoro e nell'occupazione. Da questo punto di vista, come organizzazione sindacale, noi avevamo chiesto poche misure mirate a fare iniziative che dessero intanto risposta al pacchetto pensioni, cosa che invece non c'è. Un'iniziativa a favore del rinnovo dei contratti pubblici che fortunatamente registriamo con soddisfazione rispetto all'accordo del 30 novembre, quindi saremo in grado di ridare il contratto dopo 8 anni di assenza ai lavoratori del pubblico impiego e un cambio di registro rispetto agli investimenti nell'occupazione. Chiedevamo una manutenzione del sistema degli ammortizzatori sociali e un piano straordinario di investimento nell'occupazione giovanile. Invece abbiamo visto la riconferma degli incentivi e la decontribuzione per il lavoro a tempo indeterminato che non ha dato frutti. Da questo punto di vista, quindi per noi, continua a essere una legge che non parla al lavoro e soprattutto non rappresenta quella svolta di politica economica che noi auspicavamo.